Ciao dalla quarantena senese, mi chiamo Anna e io sono qui da 23 giorni, non so che giorno siamo, ma sono stata a casa in tutti questi giorni perché sono brava, sono uscita solo 4 volte per fare la spesa e durante i miei giorni di quarantena io devo ammettere che non sto leggendo abbastanza, ma sto studiando, sto facendo dei progettini qua e là. Sto guardando tantissimo Netflix e sono molto, ma molto, molto preoccupata per il lavoro, perché essendo una guida turistica, ovviamente i lavori non ci sono più, ma speriamo per l'autunno, dai, e poi il 2021 sarà un anno strepitoso, almeno speriamo. Meno male che non soffro dalla solitudine, infatti mi piace moltissimo stare da sola, però mi manca l'opzione di andare fuori e mi mancano moltissimo gli aperitivi con i miei amici qui a Siena. Per il resto mi manca molto la mia famiglia, meno male che abbiamo questi mezzi per parlarci, per vederci, perché se qualcosa, non ci voglio neanche pensare, ma se qualcosa dovesse succedere, io sono qua e non mi posso muovere qui, ma cerco di rimanere ottimista perché abbiamo dei dottori, degli scienziati bravissimi in tutto il mondo che stanno cercando una cura, un vaccino, quindi vediamo come andrà. Spero che tutti voi stiate bene e spero che non soffriate troppo e mi dispiace tantissimo se qualcuno nelle vostre famiglie sia stata male, perché questa è la cosa peggiore che possa succedere. Scusate, volevo finire su una nota positiva, quindi non voglio dire andrà tutto bene, ma preferisco ce la faremo, perché ce la faremo se siamo tutti insieme, uniti ma separati a casa nostra. Questo coronavirus non ci abbatterà, ne sono sicura. Quindi un bacio virtuale a tutti.